Sta registrando? Sì. Dove siamo? Siamo in una macchina da corsa, una Formula 1 elettrica limitata a 45 km all'ora. No, aspetta, magari si vede da così da fuori. No, non credo. La Suzy. Ciao, ti passo alla cameraman. Che cosa cavolo stiamo facendo? Stiamo facendo il primo giro con la nostra Twizy comprata usata del 2016 e ci facciamo un giro turistico mettendola alla prova. Vale a dire, facciamo a Ronda Gignese il ritorno e speriamo di tornare per davvero. Perché dà un pochino di problemini, nel senso che essendo vecchio di 6 anni la batteria mi ha dato modo di pensare che ci sia qualcosa di fuori posto. Si accende una spia sul cruscotto e siccome siamo sotto le feste non ci credo, due concessionari su due, uno c'ha tutti con l'influenza e l'altro fa vacanza per una settimana ed è già tutto prenotato, per cui la mettiamo alla prova lo stesso, quindi facciamo un test nel test. Tu stai sempre registrando, cameraman? Ah, wow. Siamo sul lungolago qui ad Arona. Se la giornata non è delle migliori, è un po' fosca, sta già andando giù il sole. A te dà fastidio un po' il rumore? Sì. È vero che dà un po' fastidio. Sì. Perché non è bassissimo, però rispetto, che so, a un Harley Davidson 100 volte meno. Sì. Poi alla fine ci si fa anche l'orecchio. Allora adesso ne approfitto che siamo qui sul lungolago dove c'è quasi tutto il limite 50 all'ora con qualche pezzo però più veloce. Passato. Facciamo la coda? È un po' sì, anche perché qui siamo limitati a 45 all'ora veri, non è che si sono sognati che avendo un 10% di tolleranza su quello che concede la legge ci potevamo far andare a 48, neanche 49, 45, vale. Vuol dire che consumeremo un po' meno e chiaramente si formano ancora dietro, però finora di incavolati non ne ho visti molti, stanno lì, aspettano. Dietro ci abbiamo scritto Twizy 45, quindi c'è proprio scritto 45, lo sanno, non riescono a sorpassare, sorpassano. Allora qui l'indovinometro, come ho sentito chiamare in altre occasioni, ci dà 60 km ancora, ho messo giù tutto il pedale soltanto da quando siamo su questa strada qui senza interruzioni, quindi viaggiamo a regime costante che è l'ideale per consumare di meno, autolimitato. Adesso stiamo consumando veramente poco terreno, poi ci faremo una bella salita cattiva e vedremo un po' che cosa succede, soprattutto quando torniamo giù. Nel programma del giro di oggi abbiamo una discesa abbastanza regolare e sarà una buona occasione per evitare di avere sorprese se per caso ci mangiamo fuori più corrente di quello che mi aspetto. Almeno avere la discesa che ci porta a casa. Adesso abbiamo fatto quanti chilometri? 6 km e mezzo. Si aspetta un attacco su 8, ci può anche stare. Vediamo. Ah, guarda, c'è sul display una scrittina Eco Score, cioè c'è il punteggio su quanto siamo economi. E ci sono 4 tantini, quindi 4 tantini, uno è diventato un pallino. Probabilmente con tanti pallini diventeremo tanto bravini o qualcosa del genere. Andiamo a Solcio dove c'è un limite di 50, io non tiro neanche sul pedale, tanto stiamo già andando più lenti. Carino qui, è piccina piccina Solcio, quelle due passi ci si possono fare. Ok, adesso passiamo alla prima salita. La stima del chilometraggio ancora fattibile a 56 km, vediamo un po'. Dopo questa salita sicuramente scende una. Anzi, dopo questa salita imbocchiamo una salita cattiva, quindi poi ci aggiorniamo tra poco, dai. Ok, questa non è niente di nuovo per tutti quelli che hanno fatto recensioni delle Twizy, ma una cosa molto divertente è questa. Cri, 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 cri. Sembra un po' una presa per i fondelli, però è simpatica. Crin, crin. Va bene, a più tardi. È un po' come se la cava, perché adesso siamo qui anche in due a bordo, quindi per una macchinina leggera come questa, avere su due persone
è una fatica che si sente subito. Se schiaccio tutta la manetta, ma la so ancora bene, ma non è tanto ripetuto. Eccoci qua. Allora, stiamo salendo su questa stradina piena di tornanti, è stretta, 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 così stretta che io gongolo, perché la Twizy è stretta, e se anche dovessimo incrociare qualcuno andiamo tranquilli, tanto è stretta, capito? È 1,25 m, una roba del genere. Si vede da fuori il panorama? Oh, buono. E stiamo facendo una salita per ora non ripidissima, però la cosa bella, adesso me la sto prendendo comoda un po' per risparmio di corrente, un po' per godermi il panorama, però se io schiaccio tutto spinge, spinge. Ah, ho già misurato da un'altra parte, in un'altra occasione, che su un 6-7% di pendenza, quando vado al lavoro da solo, invece di fare 45 all'ora fa 44 all'ora. Buona, non perde quasi velocità, è una gran bella cosa. Adesso qui, ma che bello, faigo, è faighissimo. Adesso vado a sbattere per guardare il panorama, forse meglio di no, a 20 all'ora. Senti, senti che ripresa, senti che potenza, i nostri 5 cavalli e mezzo e un asino, eccomi. 35 all'ora su questa salita un po' cattivella, va benissimo. La stima del chilometraggio dopo un po' di salita è 27 km residui, ne abbiamo percorsi 12,2, però il livello batteria mi dà ancora che siamo a circa 3/4, quindi tutto sommato andiamo abbastanza bene. Però qui ci sono gli ultimi tornanti prima di arrivare a Comnago, che è un paese con un nome scelto apposta per complicare la vita a chi lo vuole nominare. Comnago, non so se sia l'effetto di divertirmi con la Twizy che mi fa dire tutte queste scemate. Che bello! Da quando si vede bene, però è stupendo giù di là. Eh sì, è bello, sì. 35 all'ora, ma chi si lamenta? Per una stradina del genere, ma chi ha bisogno di lamentarsi? Se la vediamo anche di più. Vedremo poi quando scenderemo dall'alto vergante, che sarà una strada un po' più noiosa. Vabbè. Se questo limite di velocità ci farà annoiare o sarà una buona scusa per... No. Si riuscirà a vedere meglio il panorama. Esattamente. Anche per guidare più rilassati, con un po' meno di stress, perché porca miseria. È vero che un viaggio che si allunga di 10 minuti ti stressa di più per 10 minuti, ma è anche vero che se ti stressa di meno, l'accumulo di stress finale alla fine è meglio. Comnago, ecco il cartello. Qua, ah, ok. Sì, qua inizia più vita. Cimitero. È cimitero. Oddio, ma è giallo? Un cimitero giallo, non ho mai visto. È giallo, madonna. Io non ho mai visto un cimitero giallo. Un cimitero giallo, approfittiamo per fare anche del turismo. Queste attrazioni di questa metropoli. Esotica, aggiungerei. Ma a me piacciono questi paesi di qui. Sì, anche a me piacciono, dai. Dovremmo poterci. Quello avevo fatto la foto tempo fa che poi ho dovuto levare. Nel paese a curiosare. Se quella... possiamo salire su e poi scendere giù. Quello dietro dove avevo fatto la foto l'altra volta, ti ricordi? Che poi l'avevo dovuto togliere perché faceva caccare. Io non ho visto divieti, tu hai visto divieti qui? No. Qui dice che non si può passare se siamo più larghi di 2 metri. Ti pare che siamo larghi di 2 metri? Ce la faremo? Non si sa. Ho visto la Madonna! L'abbiamo vista tutta. Ah, ok. Dobbiamo girare sulla sinistra. Ma come fanno ad essere ancora in buono stato sti disegni dopo 700 anni? Queste riflessioni. Sì, carino, questi paesini tutti così stretti, piccini. Da dove scendiamo? Si scenderà di qua? No, credo che c'è un cancello. Ah, no, no, è vero. Poi andiamo contro la cascina. Ecco, viaggiando così, anche il silenzio del motore... Di qua era chiuso ormai... di là in fondo, mi sembra. No. Beh, è chiuso per forza perché questo simpatico individuo ha bloccato la strada. Proviamo quelle... a scendere giù di qua. Vabbè. Che, sai, è suo il paese, no? Vabbè, risparmi i commenti, poi magari guarda sto robo. Golf, ma poi magari guarda sto robo, lasciamo così come quelli dell'Audi, così come tutti quanti. E qui si chiude o
puoi scendere in paese. Ah, guarda dove stiamo passando. È stupendo. Roba da bici. Ah, qua ci siamo però, non ci incastriamo. Comunque ok, si torna. Questo con la nostra automobile, che pure è piccola, non so se saremmo riusciti a farlo. La mitica, c'era anche l'altra volta. C'è la chiesa qua. La panda blu, no, quei cerchioni arancioni. C'era anche l'altra volta fantastico, che siamo passati di qua. Ma questa sembrava una chiesa, ma non lo è. Questa la invidio solo per i colori, l'aspetto e la mitologia, ma per il resto sono più contento della chiesa. Ah, andiamo alla chiesa, forse l'abbiamo superata. No, che c'era una porta che mi sembrava una chiesa. Ah, ok. Ho fatto anche gita turistica dentro con Marco, che si sente il rumore di Trapano. È tipico di quando si prende una piccola discesa e si raggiunge più o meno la velocità a ruota. Stiamo toccando i 50 di tachimetro, ammissibile dal fatto che siamo in discesa. E qui c'è questa stradina carina in mezzo al bosco, dove tra l'altro viaggiare a 47 di tachimetro e 45 reali ci aiuta a temere di meno eventuali visite di cinghiali che attraversano. Ma qua mai visto? Un po' di curve per godersi un po' il lato sportivo. Facciamo Top Gear, Grand Tour, anzi facciamo Little Tour, perché noi due facciamo al massimo Little Tour, Small Tour. È bellina questa strada. Sì. Diciamo la verità, è più bella da fare in bici, perché sali, scendi, dolci, sei proprio così nell'aria, però anche noi qui stiamo lasciando solo pochi residui di gomma consumata, veramente pochi, e nient'altro di inquinamento localizzato, per cui penso ci possano ringraziare anche se siamo motorizzati e pigri. Siamo usciti dalla giurisdizione di Lesa, dalla contea di Lesa. Dai furgone, levati! Sì, no, no, è giusto, è giusto. Ok, allora, adesso mi segna l'indicatore 21 km di autonomia residua, che è esattamente la strada che dovremmo fare per tornare a casa, ma io so che abbiamo già fatto una salita, quindi abbiamo sicuramente un po' di più. Adesso facciamo un altro pezzo di salita, arriviamo fino su Aginese, o almeno da quelle parti lì, perché comunque l'indicatore della batteria ci dice più di metà, quindi finché ci dice più di metà e abbiamo il ritorno in discesa è abbastanza una garanzia poter tornare indietro. Ah, non ci si è ancora appannato il vetro fortunatamente, nonostante l'umidità, però abbiamo un aspiratore con la serpentina dentro nel vetro, che è una gran bella idea. Questa è una simpatica strada che porta su verso Ginese, ha un po' di saliscendi che non sono l'ideale per veicoli elettrici, però è bella. Ecco, adesso l'indicatore si usa a metà batteria, bippiamo questo, ok, grazie, è lunga, siamo in effetti a quasi 20 km fatti e me ne da solo 17 residui, ma io so che è colpa della salita, almeno lo spero. Ecco, vieni un po' più qua. Sicuramente un altro idiota al cellulare che viene a vedere che parte e va sull'altra corsia. Normale? Normale per un SUV? Sì, normale. La nostra salita, adesso non so dire quanto tempo la potrò calcolare, siamo scesi in 30 all'ora, 29, a tutto pedale. Ma ormai siamo alle porte di Ginese, stiamo entrando in paese, quindi con l'indicatore della batteria a metà, adesso siamo già risaliti a 35, tutto sommato non mi viene da piangere per le limitazioni di questi veicoletti. Ci fermiamo un attimo nella piazza giusto per sbranchire le gambe, non ci mettiamo a camminare anche perché sta venendo buio, poi con tutto il sistema di riscaldamento spaziale che ha la Twizy, cioè niente, ecco, avremo un po' di freddino, perché qua dove c'è lo snodo delle portiere c'è una fessura larga così e alta così da dove entra tutto, quindi sarà mio progetto futuro metterci un pezzettino di gomma piuma, però per ora stiamo al fresco. Ah, ecco una cosa, probabilmente per il fatto che non siamo circondati da lamiere, in realtà non è che simpatisca tantissimo il freddo, perché comunque siamo sul coraggio a plastica, l'aria non ce l'abbiamo diretta addosso. Ecco, si è spento un'attacca in più oltre a quella della metà.
potrei tornare indietro subito, ma la piazza è proprio a poche centinaia di metri, quindi visto che, ripeto, tutto è discesa e ritorno, così ci osiamo. Eccoci arrivati. Cerchiamo un parcheggio in piazza, nella piazza principale di questa metropoli. Interessante, qui c'è una colonnina di ricarica. Oh, meno male. Vabbè, dai, però prendiamo. Però parcheggio accanto, mi viene una gran tentazione. Eh sì, così facciamo prima. Però dopo che mi hanno... Vabbè, sono 6 centesimi. Fatto consumare una quantità abnorme di soldi per... Ecco, importantissimo. Freno a mano sempre. Altrimenti sono parolacci amarissimi. Allora, facciamo due passi giusto nella piazza. Attenzione che apro. Grazie. La nostra Lambor Twizy con le portiere che si aprono in stile Lamborghini. Rossa. Rosso aragosta, direi. Quasi salmonata. Twizy. Per chi avesse dubbi, 45. Eccoci qua nella bella piazza di Gignese. Gignese ai suoi prodi. E lì c'è il paesino, carino, tipo presepino o qualcosa del genere. Va bene, adesso non siamo qui troppo per turismo, ripartiamo subito e vediamo un po' come va a finire. Schiaccia freno a mano, metti la retro, se non accoppiamo nessuno andiamo. Con gli specchietti si vede veramente parecchio dietro, anche se non c'è il finestrino dietro, però... questi poteri, dobbiamo sfruttare bene la discesa adesso, perché mi dà appena acceso 10 km di autonomia, non dobbiamo fare 20, molto interessante, però mi dà ancora un terzo di abbondante di carica. Non ho ancora fatto effetto le luci della macchina, ecco adesso guarda, si vede bene la differenza, quando scalda, come non c'è, adesso lo spengo subito. Andiamo al recupero energetico. Ecco, adesso per esempio devo usare il freno addirittura perché la pendenza è esagerata. Per l'energetico non è un peccato. Cerco di usarlo il meno possibile perché più si frena i freni e meno corrente torna indietro. Ah, va bene, 38 all'ora su questa bella discesa che era quella che in salita facevamo ad... fatica a superare i 30, cioè sulla quale facevamo fatica a superare i 30. Vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare, riusciamo a sorpassare i termici. Velox, ciao, 45, te! Allora, commentino, siamo partiti da Gignese, abbiamo già fatto qualche chilometro. La stima dell'autonomia residua è praticamente fissa, salita da 10 a 13 e non si è più mossa di lì, nonostante continuiamo a fare chilometri, che mi fa pensare, sì è vero, la leggera discesa che c'è, anche se in realtà di rigenerativa me ne dà poca, mi abbassa così tanto il consumo che sto continuando a passare davanti all'autovelox, che sto continuando a protrarre il chilometraggio senza bisogno di attingere molto la batteria, quindi direi che con 8 km davanti da fare, forse anche meno, dovremmo essere in grado di farli senza troppi problemi. Ho ancora 4 tacche su, no aspetta, sono 5, 4, 9 su 9, quindi in realtà come... pardon, madonna quante rigide, quindi in realtà siamo poco sotto alla metà della batteria, avendo quasi tutta discesa, media, dovremmo andare bene. Brovello, c'è una leggera risalita, oh no,
Ecco, sulla dichiarata in salita, adesso i chilometri previsti sono saliti a 15, vabbè, capiamoci. Ok, stiamo entrando in Massimo Visconti Town o City. Facciamo village forse più. Una stradaccia piena di solchi e buche che noi soldi per l'illuminazione. Il doppio. Tra un po' prenderemo il perfido porfido che ci farà saltare come su una pista d'autocross. Eccolo che inizia qui. E vabbè, insomma, è il prezzo da pagare per la sportività. Sentite dei campanelli a sinistra? No, mi sa che è troppo buio. Ma però si sente. Ah, si sente Deng. Forum da Delta. Eccolo, sì. No, qua è sempre dritto, però comunque non sì, è così. Di ok. È scesa intanto un'altra pacca della batteria, ma l'autonomia stimata è rimasta sui 15 km. Direi che andiamo bene, dovremmo andare bene. Che compiacene, ma avanzano ormai 10 di km. Vediamo anche che crescono. Quindi sì, i conti tornano. Non ho visto risalire l'indicatore della batteria grazie alla discesa, ma non era neanche una discesa esagerata, probabilmente bisogna davvero mettersi su una montagna alta e fare tanta strada consecutivamente per vedere tanto recupero di corrente. Stai sempre filmando? Sì. Guarda che bello il centro di Massina, in realtà il bello è la parte di dietro che è pedonale e non si può fare neanche con la tendenza, mi sa. Comunque. Qui siamo sul picco, a destra si va al San Salvatore, che non è il caso di provare stasera. E qui abbiamo già un altro bel pezzo di discesa, perché fino a Massino si risaliva. Una cosa devo dire, c'è il display che è bello luminoso, la notte quando si è nel nulla la luce sulla strada è meno luminosa del display che appaglia. Pazienza. La luce ne fa abbastanza, poi tra l'altro siamo fortunati perché nonostante su questi veicoli non sia prescritto il abbagliante, noi ce l'abbiamo e fa anche una gran bella luce. Ok, centrifuga. Là in fondo è molto bello. Cosa? No, centrifuga. No, il cielo. Ah, il cielo. Anche la centrifuga è bella. Da un senso, sembra di essere a casa, sei seduto sul divano e senti nell'altra stanza la lavatrice. Anzi, nell'altra stanza no, diciamo che la sentiamo così vicino che siamo seduti sul bagger e sentiamo la lavatrice. Esatto. No, che bella luce. Dai, povera Twizy, non è così male. La cosa più brutta di tutte, però, subito dopo la rigidità è che non c'è spazio per mettere niente. Ti metti la borsa, il borsello di qua, due cavolate nel cruscotto e poi è finito lo spazio di sicurezza. Mi comprerò un box da mettere sul tetto di quelli stretti tipo surf, perché anche solo andare a fare una spesa è una scorciatura. Vabbè, abbiamo detto il peggio che avevamo della Twizy. Per il resto abbiamo un airbag, abbiamo una bella struttura in teoria solida e rispetto a tutte le altre della macchinine della categoria. Dicevamo, parlavamo dell'airbag e della struttura più solida in teoria, con tutte queste cinture doppie addirittura per il conducente di sicurezza, ma sempre sperando di non doverne mai e poi mai avere bisogno. Per essere un veicoletto di categoria LSI, cioè quadriciclo leggero, dovrebbe essere uno dei più sicuri, quindi si fa perdonare quelle due o tre mancanze, penso. Pronti? Via! Tutto gas, ma quale gas? Tutta corrente. Ecco, questa è l'altra cosa brutta, le partenze sono soporifere, bisogna spigiare come dei dannati per convincerla a muoversi, poi dai 5 o 7 km all'ora in su va bene. Si fa l'abitudine, si anticipa un pochino quando non so, siamo stop, si schiaccia tutto quel secondo prima che sia finita di passare davanti l'ultima delle automobili alla fila. Questo c'è un po' più di discesa. Siamo nel B1, sì, c'è ancora un po' di discesa, ma poi giù c'è una risalita e poi riprende la discesa. Tutta la strada che stiamo facendo è praticamente a gratis. Adesso riconsumiamo corrente perché è ripresa la salita. Però abbiamo ancora 15 km di autonomia stimata, quindi
mediamente stiamo consumando niente. Quindi i nostri calcoli sul recupero in discesa sono abbastanza fondati, visto che non è scesa ulteriormente l'indicazione di livello batteria, siamo ancora circa appena sotto un terzo. Direi che abbiamo buone speranze di rientrare veramente a casa. A proposito, abbiamo fatto 35 km quando il totale doveva essere di 40, cioè manca 5 km arrivare e ce ne danno 5, 14 stimati. Va bene, anzi, ce ne avanzano. Io volevo fare un test che consumasse tutto, ma c'è riesco. Va bene così, piuttosto che tornare a piedi. Ok, abbiamo appena superato da niente, brillantemente, con tutta la discesa che ci ha ricaricato, siamo ritornati ad avere 15 km di autonomia stimata, quindi abbiamo viaggiato gratis per praticamente 15 km, siamo partiti lassù che ce ne erano 10, adesso sono 15 e ne abbiamo percorsi 15, fantastico. Salutiamo Villa Hunziker, la nostra destra, dietro c'era Villa Buongiorno. È vero che... Tra poco... arriveremo al San Carlone, la strada è stretta ma chi se ne frega noi di più, siamo più stretti. Non so se è illuminato quello del San Carlone, qua sulla destra, ma no, mi sa che è tutto lì che si erge nel buio, senza che lo veda nessuno. E rigeneriamo ancora, abbiamo ancora 15 km di autonomia residua. Non si vede neanche la lucetta sul lago là in fondo? Un pochino quelle e boh, il display. Vabbè, il display. Mi sta abbronzando praticamente il display. Ecco. Se adesso un po' si vedono le luci. Ecco. Da dietro c'è anche un punto panoramico molto bello, però non si può andare perché vedo male. Vabbè, insomma. Vediamo, si registra quel che si può registrare. Vediamo andarsi più veloce su questa discesa ripida. Meglio, sta recuperando più corrente. C'è esatto. Bravo, Twizy. Niente, se mai ce ne fosse stato bisogno di conferma, quella che uccide i consumi soprattutto è la città. Sì. Perché sui saliscendi, ottimizzando, stando un po' attenti, soprattutto non strafare in discesa sulle velocità, si riesce effettivamente a recuperare un discreto po' e ad allungarsi la strada. Adesso è ridisceso, no, 15 km. Siamo sui 15 km. Beh, allora a questo punto senti, facciamo un pezzo del lungo lago in Arona prima di rientrare. Sì, sì, sì. Con un'atmosfera natalizia, in effetti un po' di freddino cominciamo a soffrirlo, anche se niente di intollerabile. Dosso, maledetto dosso artificiale, peraltro illegale come tutti i dossi artificiali, fanno finta di interpretare che quartiere residenziale per loro voglia dire un quartiere, invece vuol dire un residence con diverse palazzine vicine tra loro. Hanno decorato un sacco. Certo, siamo in periodo di crisi energetica, tra quindi come usiamo l'energia? Abbiamo un po' di pedoni in strada, un po' di pedoni sulla ciclabile. Ma sono ovunque questa città. E gli unici che hanno diritto di passare perché sono sulle strisce si fermano. Siamo proprio in Italia. Decoration, a sinistra abbiamo il lago. Non si vede niente però, sono ancora persone. Pedoni sulla ciclabile. E pedoni in mezzo alla strada, guarda lì. Ah, è vero, noi abbiamo il cicalino per i pedoni che non sentono i veicoli elettrici. Giri. Adesso abbiamo 16 km di autonomia residua. Più che viaggiamo, più aumenta, non so cosa fare. Allunga il giro. No, riaffirma ancora solo quell'albero lì, che è un'altra dimostrazione della nostra, del nostro impegno sociale per... Scusa, ho già parlato troppo. Eccoci qua, qua siamo nella situazione più critica. Siamo a uno stop. Dobbiamo aspettare di poter partire. Ecco, tutto gas. Questa è la reattività qua. Mi fa perdere un secondo. Ma perché continuo a chiamarlo gas? Non c'è gas, né benzina, né gas, né gasoline. Si è spento un'altra tacca, ma perché la sto strapazzando. Sto accelerando a più non posso ogni volta che capita e uso anche il freno per cercare di arrivare in fondo a questa autonomia che adesso abbiamo fatto 46,9 km, 47 praticamente, ne abbiamo ancora 14 che mi dice che possiamo fare, quindi quanto fa? 60? Ok,
che siamo andati avanti verso Dormelletto, una strada turisticamente abbastanza poco interessante. Adesso giriamo su, facciamo una salitina cattiva, intanto finalmente, tra virgolette, il sistema di previsione dell'autonomia è tornato a fare quello che ci si aspetta, cioè ogni chilometro che si fa mi dice che ne resta un chilometro in meno. Qui abbiamo una salita cattivella con la batteria abbastanza giù di carica, la mettiamo alla prova e ci porta su come se niente fosse in due. Leggiamo sui 30 all'ora, su una salita bella ripida. Qui non si sgomma come ci è capitato prima sullo sterrato, che sterzando decisi e dando tutto acceleratore è scappata via un quanto dietro. Non volevo fare numeri da circo, però giusto per vedere in dove resta attaccata su un piazzale sterrato completamente deserto. Proprio il comportamento della macchina da pista, sottosterza un po' finché il posteriore, sentendo la potenza, si mette a scappare via. Una bella soddisfazione, e vuol dire anche una bella sicurezza. Oh, gli alberelli di Natale di Dormelletto, che carini! E i dossi artificiali di Dormelletto, che cretini! Ecco, poi non abbiamo mai fatto il commento sulla velocità di crociera. È vero che ci siamo scelti delle strade che non richiedono di andare veloci? No. Però francamente adesso siamo a manetta. Si viaggia, sì, si perde tempo. Rispetto a quello che si potrebbe fare su sta strada, pochissimo, proprio minuti. Siamo più rilassati, viviamo più volentieri. Ma veramente io non mi sento anch'io, non ho bisogno. Probabilmente se dovessimo andare al mare, sì, però al mare ci si mette in autostrada proprio per superare lunghe distanze in breve tempo, non è la stessa cosa che girare ovunque qui. Questa strada tra l'altro si presta abbastanza, davanti c'è una serie di curve nello stretto che sono proprio, sembrano fatte apposta per divertirsi con la Twizy, sempre ricordo in sicurezza, perché primo siamo limitati dalla velocità, secondo stiamo parlando di divertimento, non di pirateria stradale. Attenti, le macchine lì davanti viaggiano come noi. 9 km di autonomia residua, come dicevo prima, abbiamo fatto adesso 2 o 3 km e l'autonomia residua è rimasta uguale, perché c'è una media di leggerissima pendenza, il consumometro qua non va quasi mai a fondo scala, e come abbiamo fatto per tutta la discesa, 20 km in discesa, che alla fine sono risultati essere 5 km in più di percorrenza stimata. Il fondo è brutto e lo soffriamo. Osso artificiale assassino, siamo vicino al bordo della strada dove si riesce a scansare almeno metà, e qui forse torna liscio. Ecco, Pip ci avvisa che siamo a una tacca sola di batteria residua, just in time, perché abbiamo meno di un chilometro da arrivare a casa. Perfetto, abbiamo messo alla prova l'autonomia. Va bene, allora siamo arrivati a destinazione. Purtroppo la nostra cameraman soffre un dito per colpa mia, mi sono dispiaciuto. Abbiamo qui la spietta che dice in alto a destra: guarda che la batteria è scarica, come se non lo sapessi. Mi dà ancora 8 km di autonomia residua stimati con 54 fatti, quindi in realtà 8 sono 62, e non è così male per essere in inverno, anche se abbiamo fatto strade senza continui parti e fermati, quindi tutto sommato niente male, tutto sommato niente male. Ecco qua, ultimo dettaglio per completezza di informazioni: appena attaccata mi dà 10% di batteria residua, quindi i torni contano. Forse erano i conti che tornano. Ecco, faccio un ulteriore pezzetto di filmato ridicolo, nel senso che mi filmo lo schermo del computer, fa molto ridere, per vedere il giro fatto. Siamo saliti dal lago, siamo andati su per i bricchi, abbiamo raggiunto il punto più alto, siamo ridiscesi da un'altra strada che aveva una discesa più costante, arrivati a destinazione abbiamo allungato fin qua giù per risalire di qua, in modo da fare i chilometri che ci servivano. Ora, questo
è il percorso, ovviamente ho dovuto calcolare come se fossi andato in bici, perché così mi dava l'altimetria. Quindi abbiamo fatto un dislivello complessivo di 683 metri, che è una cosa importante da calcolare insieme al chilometraggio fatto. Disclaimer, sto usando Google Maps, quando nei, come si chiamano, nel contratto di licenza d'uso forse non si può fare dicendo, senza scrivere, senza... Mi sono rotto le balle. Saluti, grazie di averci tenuto compagnia in questo viaggio. Per cosa sto dicendo? Non ci avete tenuto compagnia. Grazie di averci seguito per tutto questo viaggio. Se la cosa vi interessa, buon per voi. Se non vi interessa, avete perso il vostro tempo. Che succede? Ah sì, ho tirato sul piede dal freno sul Go. Adesso devo... Ok, saluti.